Ciao a tutti ragazzi, bentornati su RimWorld, terzo episodio, o forse il quarto, non mi ricordo più, questo è il quarto credo. Ne ho ripreso a registrare dopo un po' di tempo i commenti del primo e secondo episodio, in realtà li ho già visti. E sono molto contento dei suggerimenti che avete dato. Oggi voglio provare un pochino a chiudere, a terminare le stanze, diciamo così, in cui voglio far dormire i miei due ragazzi, Maker e Vitos. Voglio costruire anche una stufa perché winter is coming. Quindi credo che sia necessario. Ok, velocizziamo. Abbiamo un sacco di cose da fare oggi perché c'è tutto il legno da recuperare per A, alimentare le stufe e B, essere pronti per l'inverno. Poi dobbiamo costruire le stanze, appunto, dei nostri due eroi. Dopodiché credo che iniziamo bene. Tony, Setsuko, Marjot, o Merjot. Allora, qui abbiamo un teenager di 15 anni con un coltello. Ecco, una tipa di 30 anni, shooting 9 con la passione e una mitragliatrice. Questa mi fa un po' più paura. Machine pistol 60% e Tony, bolt action rifle. Ragazzi, iniziamo veramente alla grande, eh? Che sfiga. Reinstalliamo immediatamente le torrette. Questa è la priorità assoluta che diamo a questi brutti ceffi. E sì, Ciccio, non è finita qui. Prioritizza lo switching off e qui bisogna mettere anche il fuel, il carburante. Ok, ci siamo. Da dove arriveranno questi fettenti? Wondering. Ok, non hanno ancora iniziato l'attacco. Quindi noi possiamo continuare a gigioneggiare. Quando inizierà l'attacco dei raider, queste tre torrette devono aiutarci, però. Io non voglio che i miei rimangano fuori, voglio che faccia tutta la torretta. Che facciano tutte le torrette. Ok, inizierà l'assalto. Tony va verso le torrette, Merjot pure e Setsuko invece Wandering, ok. Maker a questo punto si può piazzare qui dietro. Vitos continua a lavorare all'interno. Vediamo se siamo fortunati. Il cane ci deve seguire però, non l'ho rilasciato. Ok. Attenzione perché adesso le torrette dovrebbero essere a tiro. Ottimo. Tony, quante ne ha prese? Perfetto. Maker Junior riesce a tirare dalla distanza. Boss died, Knife Gang. Veramente? Abbiamo fatto fuori il boss della Knife Gang? Ops. Allora, rilasciamo il cane perché sennò Setsuko mi fa fuori Maker. Buono. Vai, Doggy. Me le attacca Tony. Adesso sia il cane e Maker rincorrono Tony. Cerchiamo di corcarlo di mazzate così lo catturiamo e cerchiamo di reclutarlo. Non è che sia il massimo, ma Slowpoke. È anche lento. Ce la facciamo a prenderlo? No. No, e adesso Maker Junior va nel letto medico perché è crivellato di colpi e se non si fa curare si becca anche un'infezione. Ok. Tanto Vitos che tagli i pini, vai immediatamente ad utilizzare le Glitter Wolf Medicine su Maker Junior, piccolo schiavetto incapace, perché Maker si è beccato una botta, una sventagliata di colpi come faceva il suo babbo ai tempi. Non va affatto bene. Vitos è bello, è veramente bello abbattere gli alberi, ma perfetto, abbiamo disattivato le torrette perché altrimenti mi prendono troppa energia, adesso non ne ho bisogno. Drone psichico, fantastico. Ok. Beh, ragazzi, bella sfiga. Abbiamo iniziato l'episodio così con un raid di tre uomini, però abbiamo fatto fuori il capo di un gruppo di rivali, bene.
E adesso ci prepariamo per l'inverno, come dico sempre. Ok, bisogna tagliare tutte queste piante, bisogna iniziare a costruire la stufa. Fuori ci sono ancora 2 gradi, ma presto le cose cambieranno. E quindi, lo so che sto dando veramente tantissimi ordini, però dobbiamo mettere da parte l'acciaio per la stufa e per tutto il resto. Ok, intanto Maker si è ripreso benissimo. Per adesso nessuna infezione, non penso che ne avrà alcuna. Ok, ancora un colpo di gunshot all'omero, perfetto, è guarito completamente, senza infezioni. E adesso però probabilmente ha una fame della Madonna, giusto? Dove sono i Nis? Eccoli qua. Mood food no, va abbastanza bene. Pure il nostro cagnuzzo. E va bene, si mette a riparare. Non voglio dare ulteriori ordini per adesso perché, bah, Makers ha fatto suo. Deve andare a recuperare l'acciaio, il legno. E poi andiamo avanti con la costruzione delle nostre strutture. Velocità 3. Aggiustate le torrette. Si preparano le barre per i 5 raider che abbiamo qui tra la spazzatura. Intanto noto con un po' di curiosità che i nostri generatori non stanno funzionando. Ok, Maker cosa sta facendo? Blueprint di cosa? Ok, non capisco. Ah, eh sì, sta costruendo il cortile interno in cemento. Ci sta. Poi lo renderemo un po' più carino, magari con qualche statua, con qualche fiore quando riusciremo, ma per adesso dobbiamo sopravvivere. Questo è il nostro obiettivo massimo. Ok, è finito il drone, bene. Vitos, come sta a livello di shooting? 7. Credo che sia il caso di dargli la mitraglietta allora. Perché almeno quando ci attaccheranno riuscirà a difendere il suo padrone Maker. Intanto il legno l'ha quasi recuperato tutto. Bravo, bravo Vitos, mi piaci ragazzo. Quanti anni ha Vitos? 50, ragazzo, un cacchio. Zukoviec. Pretty. Ha degli ottimi valori comunque. A parte che è stupido come una pigna perché è intellettuale zero. Taglia un sacco gli alberi e il growing ormai ha 7. Quindi la prossima estate gli faccio coltivare anche lì il root. Però per stanotte dormono tutti nella baracca, eh? Va bene. Sì, anche perché bisogna costruire le ventole. E bisogna iniziare a far passare l'energia anche da questo lato. In modo che si possano illuminare le stanze. Così i due ragazzi dormono A da soli e B hanno la luce in camera. Non male, vero? Uno dei suggerimenti migliori che mi avete dato, a cui avevo già pensato, ma effettivamente l'avevo pensato come esperimento, ma mi avete detto che funziona, è l'idea di creare una serra. Allora, per questo inverno, secondo me, campiamo senza problemi. Abbiamo 700 patate, 1100 carni di maffalo, 150 riso, un po' di berries, ma poi soprattutto abbiamo già 60 pranzi pronti, quindi soltanto questi ci valgono quasi una stagione, ma magari più avanti, quando saremo riusciti a difendere bene il nostro territorio, ci pensiamo. La mia idea iniziale era quella di costruire una palizzata di legno, giusto per bloccare i nemici momentaneamente, intanto che noi spostiamo le torrette, e anche per bloccare eventuali attacchi di animali. Questa la potrei costruire tranquillamente qui, lungo questo quadrato, e non farla troppo grande. Visto che il legno ne abbiamo tanto, mi piacerebbe. All'interno della palizzata poi farei un'altra stanza di legno con una lampada solare e una stufa, però dobbiamo alimentarla con questo geyser, perché sennò non abbiamo abbastanza energia. Quindi diamoci tempo. Ok, intanto le stanze sono pronte. Queste le trasformiamo in stanze mediche, tutte, così nessuno ci va a dormire. E
stufa dovrebbe essere pronta a momenti, ragazzi. Mancano i components, ok. Manca anche l'acciaio. Però Maker lo sta andando a lavorare. Vito, cosa sta facendo a parte mangiare e cucinare? Potrebbe iniziare a pulire. Cucina, frigge patate. Ok, perfetto. Mi legge nel pensiero. Mi legge letteralmente nel pensiero. Non voglio dare ulteriori ordini, ragazzi, perché finché non abbiamo le due stanze pronte, non mi piace. Dai, dai che ce la facciamo, perfetto. Fuori meno 6 gradi, dentro, beh, questo lo alziamo allora a 31, va bene. Così come indoor 4. Cioè, scusa, qui 8 gradi. Ah, perché... Ragazzi, fuori ci sono meno 9 gradi, qui nel corridoio del riscaldamento ce ne sono 10, 16, eccetera. No, non ha assolutamente... vabbè, 4, meno 3, meno 13. Sì, diciamo che nella sala delle batterie, per dire che quella più esposta, di notte iniziano a esserci meno 12 gradi, ed è autunno. Credo che sta storia delle ventole non sia una genialata. Temo che dovrò costruire un'altra stufa tra le due stanze, se voglio che la temperatura di notte per questi due brutti ceffi rimanga, insomma, tollerabile. Fuori meno 13, sta nevicando, sì. C'è una tempesta di neve, ragazzi. Presto tutto sarà bianco. Preparatevi. E ci va di lusso che dentro, nelle stanze abitate, cioè, ci sono 2 o 3 gradi, perché fuori con questi meno 18 gradi, meno 9, scusate. Insomma, non è che le cose vadano molto bene. C'è poca efficienza qui. Questa la reinstalliamo, allora, nella stanza comune. Qui va bene. E qui ne portiamo un'altra, sempre a 31 gradi, però tra le due stanze. Infatti adesso le stanze sono 16-17 gradi. Perfetto, mi piace. Mi piace, ok. Tanto comunque abbiamo abbastanza energia. Ottimo, 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 ottimo. A legna siamo messi abbastanza bene. A questo punto direi possiamo provare a pensare di costruire una palizzata. È un'idea. Chiaramente la palizzata ha bisogno di porte e come potete vedere alcune zone sono un po'... sono aperte perché c'è l'acqua sotto e io ho il timore che però ci si possa camminare sopra. Assolutamente. Quindi dobbiamo trovare un modo di superare queste... Perfetto. Perfetto un cazzo in realtà. Ok. Qui come minchia si fa? Ah, ecco fatto. Sì, non è proprio la staccionata più bella del mondo, ma ce ne facciamo una ragione che vedo lì. Ok. Ok, perfetto, ragazzi. Questa mi sembra una palizzata ottima. Perlomeno ci proteggerà dagli animali. Caso di Manhunter Pack, sicuramente non dagli umani perché è tutta di legno, la buttano giù in 30 secondi, però ci fa un po' da primo strato di protezione. Dopodiché, se i nemici entrano, abbiamo il tempo di spostare le 3 torrette. E quindi direi che sì, ci dedichiamo a questo per ora. Finché non finiamo il legno, dopodiché ordini, chop wood e qui buttiamo giù tutti questi pini con cui
Ovviamente faremo i nostri porci comodi. Intanto è interessante vedere che abbiamo le batterie al massimo, quindi disattiviamo un generatore per risparmiare. E magari potrei anche pensare di costruire una terza batteria per immagazzinare più energia. Perfetto, ragazzi. Perfetto. Adesso il butcher table lo metto un attimino in sospeso e do l'ordine di cacciare questo caribou che è un po' tra le palle. Ed è comunque carne che posso utilizzare in caso di, come dire, di problemi, ok? Però non lo macello subito perché altrimenti mi tiene troppo spazio. Invece così mi tiene soltanto una casella. Perfetto. Mi piace, ragazzi, mi piace molto come sta venendo. L'inverno picchia, ci sono 0 gradi fuori adesso, però alle 19, quindi sta andando un po' meglio rispetto ai giorni scorsi. Ma ho sempre questo timore che arrivi l'inverno vero, che adesso siamo settembre-ottobre, poi ci sarà novembre-dicembre, poi ci sarà gennaio-febbraio. Settembre. Giusto? No, penso che settembre valga anche per ottobre e novembre, poi ci sarà dicembre, qualcosa del genere, che sono i mesi più freddi dell'anno, da dicembre a febbraio. Penso. Fatemi dare un'occhiata su l'Intellectual di Maker A4, perché l'idea adesso è di creare anche un laboratorio con il tavolo da ricerca. Io credo che sia ormai inutile tenere questo acceso. Questo cooler. Mi sembra. Esatto. Power use molto bassa, sta utilizzando pochissima energia perché chiaramente c'è talmente freddo che tenere fredda sta stanza non è che sia così utile. Però va bene, dai. Ah, qui abbiamo un altro geyser. Siamo abbastanza fortunati con l'energia. È proprio il motivo per cui vorrei iniziare a ricercare. Dove sei? Geothermal power, questo. Vorrei geothermal power, ragazzi. Tanto Maker sta perfettamente preparando la palizzata. Ci sono altri animali comunque che si avvicinano. Fa molto piacere. E Vitus ha tagliato gli alberi a cui avevo dato ordine. Benissimo. Benissimo, benissimo. Quindi abbiamo ancora 580 pezzi di legno. Perfetto. Non potevo chiedere di meglio. A questo punto poi i prossimi obiettivi saranno quelli di recuperare un po' di acciaio e un po' di componenti. Per qualche torretta in più, per le batterie e poi per costruire il laboratorio con i tavoli da ricerca, eccetera, eccetera. Un gruppo di travelers stanno passando, però non hanno niente da vendere, mannaggia. Guardate quanti animali ci sono, però la caccia è veramente un'ottima fonte di sostentamento. Se soltanto avesse qualcuno bravo con gli animali. Potrei provare ad addomesticare qualche animalaccio tipo questi. Uno. E 11. Vito se è bravo con gli animali. Non me ne ero accorto. Accolto. Non me ne ero accorto. Proviamo a fare il taming su questa bestia. È il piacere dell'animale. Perché è una bella bestia. Ok, intanto stavo guardando se possiamo fare ancora qualcosa con Bellboy, ma sta alla grande il nostro Husky. Ok, oh, se riuscissi a portarmi a casa un Mega Slot sarebbe fantastico perché lo posso addestrare e lanciare in combattimento contro i nemici ed è una bestia poderosa il Mega Slot. È veramente forte.
Ah, mangia di cuore, fantastico. E poi può vivere dai meno 45 più 50 gradi, praticamente sì, cioè può vivere ovunque. Tredicesima di settembre, ragazzi, stiamo... Ah, ecco, adesso ho visto il nome. Decembery. Decembery è l'inverno. Stiamo per terminare l'autunno, e l'autunno si chiude con un bel meno 15. Io a questo punto tolgo l'elettricità e apro la ventola. Perché non ha senso altrimenti. Perfetto. Cioè, se fuori ci sono 13 gradi di giorno, apriamo le ventole e risparmiamo energia. Tanto Maker continua con la palizzata, ormai anche a sud è quasi completata, ci manca soltanto la parte a est. Quindi diciamo che siamo un buon 65% dei lavori. Vitos che cacchio fa? Ah, perfetto! Sta cercando di fare il taming, però 0,78%. Abbastanza difficile da portare a casa, evitiamo. Cancella e vediamo se ci fossero dei Mafalos da... Li ho cacciati tutti, eh. Potevo... Questo che cos'è? Arctic Wolf, bellissimo. Se trovassi dei lupi artici sarebbe molto bello, ma... Topi, conigli. Ok. Vitos lascia perdere. Vitos pulisce, bravissimo. Potrebbe anche costruire anziché pulire tutte le volte, ma vabbè. Il nostro uomo delle pulizie, Vitos. Ok. Credo che dovrò attivare anche il secondo generatore, ragazzi. E comunque il legno mi basta. Perché 432 unità per fare... Un 30% della palizzata mi piace molto. Palizzata che, ripeto, la faccio più per gli animali che per gli umani, ma per adesso è il mio obiettivo. Dopodiché che cosa si fa? Beh, c'è da fare la prigione interna e l'infermeria interna, perché questa è fuori, non mi piace questa struttura. Qui ci potrei fare la prigione volendo, ma forse la priorità la diamo al laboratorio. Potrei costruire qui. In questo modo poi faccio una ventola in modo che le stufe portino all'interno l'aria calda. È una buona idea. Allora, indoor 15 gradi, outdoor meno 20 e all'interno meno 15. Ok, quindi vedete che la ventola effettivamente fa passare il freddo. Ottima idea. Perlomeno per la fine autunno e inverno servirà, ma magari anche inizio primavera la teniamo così. E sono contento che siamo riusciti a sopravvivere. Avevo ancora un po' di vegetables. Possiamo fare una cosa. Fine meal. Ah, serve cooking 6. Vitos quanto ha in cooking? 5 però secondo me... Ah no, appena livellato al livello 5, ok. Quando arriva a 6 possiamo iniziare a preparare dei pasti un po' più nutrienti, quindi carne e verdura insieme, che generano un po' più di felicità. Ottimo. Qui però c'è da alzare la temperatura, ragazzi, perché... Forse la ventola... Devo dirla tutta, non è una cosa sensata. In realtà queste ventole, secondo me, generano soltanto inefficienza. Bisogna tenere una stufa per stanza. E la terremo. Anche a costo di creare un nuovo generatore. Magari potremmo utilizzare un pannello. Potremmo lavorare su un pannello solare, giusto per riempire le batterie, però ci servono componenti, quindi e acciaio, avanti. Avanti, dai, che la palizzata è completa. Ragazzi, questo episodio si conclude praticamente con un campo che è pronto per l'inverno. Mi piace tantissimo questa partita ghiacciata, non l'avrei mai detto con il Rich Explorer, l'avete votato veramente bene, ragazzi. Quindi chiudiamo la palizzata. Andiamo a fare un... Andiamo a recuperare tutti i componenti, l'acciaio, eccetera. Costruiamo un pannello solare e una terza batteria e una stufa in ogni stanza.
E poi ci dedichiamo alla costruzione del laboratorio. Cos'è caduto? Questa la andiamo a smantellare. Dovrebbero essercene altri in giro, però. No, sembrerebbe di no. Va bene, ragazzi, dai, credo che per questo episodio ci possiamo salutare. Spero che vi sia piaciuto. Come sempre, scrivetemi che cosa ne pensate. E ci diamo appuntamento alla prossima. Spero di riuscire a iniziare prima o poi a fare ricerca, perché questi due geyser vanno sfruttati a dovere e secondo me ci permettono per il prossimo inverno di avere le serre e quindi di poter raccogliere almeno, insomma, i raccolti di riso e di patate costanti, senza bisogno di dover fare questi grandi raccolti e questa grande caccia durante l'anno per poi mangiare d'inverno. Anche perché adesso con meno 22 gradi non crescerebbe un cazzo. Però mi servirebbero, penso, un paio di stufe dentro la serra e una lampada solare, quindi almeno un paio di centrali geotermiche per generare l'energia servono. Vediamo nel prossimo episodio cosa riusciamo a fare. Io per ora vi ringrazio per essere rimasti con me, vi chiedo di lasciare un pollice in su e vi do appuntamento alla prossima.